È un momento di grande fermento, fermenti negativi, il caso Boff e tutto il polverone mediatico che ne risulta, fermenti positivi perché comunque esce allo scoperto una chiesa del disagio che si sta proponendo anche sui media, quindi diventa la possibilità di un movimento, di un dinamismo più generalizzato. Cosa ne pensi? Io penso che quando cominciano i disagi è buon segno, perché il disagio attiva il meccanismo di apertura verso la soluzione del problema. A mio parere, il dubbio attiva la dialettica. Quando più ci stanno i dubbi, tanto più la persona cerca di risolvere il problema e quindi attiva la motivazione. La chiesa del disagio crea una sorta di spaccatura tra un tipo di chiesa immobile e una chiesa che spinge in avanti, come d'altra parte la vita. Nella fase di metabolismo c'è sempre una dimensione conservativa e una dimensione innovativa. Giovanni XXIII spingeva la chiesa dal vertice. Oggi non abbiamo grandi spinte dal vertice. E il vertice per lungo periodo ha immobilizzato la base. Se la base comincia ad avere una sorta di sollecitazione dall'interno, perché lo spirito soffia dove vuole e quando vuole, allora potremmo ottenere un momento interessante perché la Chiesa recuperi la padronanza dell'uomo di oggi, perché l'uomo di oggi è particolarmente in difficoltà. Ha una grande sete di cercare il senso dell'esistenza. Non si sazia più di certe cose. La stessa medicina oggi cerca non più di sanare le malattie, ma cerca di incontrarsi con il malato delle malattie, proprio perché non abbia più a soccombere di fronte a situazioni che non sono più vivibili per l'uomo. Perché la sete dell'uomo fondamentalmente è sempre quella di entrare nella realtà che è quella rispondente alla sua felicità. Allora, se la Chiesa, anche la Chiesa, non avverte più il bisogno di proporre agli uomini un messaggio che sia innovativo e rispondente alla sete dell'uomo, la stessa Chiesa tradisce il messaggio di Gesù. Tradire Gesù è facile perché basta burocratizzare la fede e bello è risolto il tradimento. Ma la fede è un incontro tra persona a persona. I due poli si incontrano solamente se uno propone una risposta ai bisogni che l'uomo vive. Allora la chiesa del disagio può essere ambivalente. Da una parte può ritornare a riflettere in modo passivo, senza peraltro prendere in mano la gestione della vita che è prorompente all'interno delle persone. Quindi non deve più la Chiesa del disagio aspettare che dall'alto sia sollecitato, ma è necessario che dalla base, dal cuore di ogni persona, ci sia la spinta perché rinnovi permanentemente l'assetto burocratico. Quindi bisogna saper rinunciare alla richiesta di un'autorizzazione o di un riconoscimento comunque dall'alto. Quindi da un lato sacro e burocrazia, dall'altro sacro e felicità. Come si possono Beh, basta eliminare il sacro e risolti il problema, perché la felicità è legata alla vitalità. Il sacro è invece più legato alla burocrazia, all'ordinamento, alla situazione statica, preconfezionata. Lì dove interviene il giuridismo, noi abbiamo una sorta di soffocamento dello spirito, ma lo spirito soffia dove vuole e quando vuole. Io vedo che tra i giovani, per esempio a Napoli, si sta verificando con una certa frequenza il suicidio giovanile. I ragazzi perché si suicidano? Perché non hanno il tempo di riconoscere la loro giovinezza, che è l'adolescenza, che è la ricerca del nuovo, che è l'apertura alla realtà che non è stata precedentemente vissuta. Se il giovane non ha questa possibilità di
poter vivere intensamente la sua creatività, la sua unicità, la sua irrepetibilità, è fortemente frustrato e la frustrazione spinta all'ennesima potenza porta alla riduzione minima del raggio di scarica, per cui il soggetto se la prende con se stesso. Il suicidio è il modo per togliersi l'esistenza. La Chiesa ha grosse responsabilità quando non propone, non c'è più associazionismo, non c'è più partito, non c'è più proposta di innovazione creativa, per cui i giovani vengono ad essere sottoposti a un potere che è il potere mediatico. Mi facevi prima riferimento all'aspetto mediatico. Purtroppo siamo diventati prigionieri, mi riferisco a certe realtà mediatiche che costringono le persone, nel giro di una settimana, a fare quello che in atto viene deciso. Perché oggi la gioventù ha solamente l'opportunità di incontrarsi tramite internet, ma i collegamenti internetali sono sempre deprivati dalla caratteristica essenziale della comunicazione, che è l'emozione. C'è più una sovrapposizione della informazione sull'emozione e quindi la comunicazione perde la sua efficacia. Oggi ci vuole la possibilità di testimoniare un tipo di vita che sia una vita nuova, e la vita nuova avviene solamente quando il soggetto se la vive.